L'extra omnes d'ora in poi sarà valido anche per lui, che già al conclave di 2 anni fa preferì peraltro non presentarsi. Così ha deciso oggi Francesco, il cardinale Kate Michael Patrick O'Brien, già arcivescovo di Edimburgo in Scozia, non gode più di diritti e prerogative del cardinalato, vale a dire eleggere e assistere in genere il Papa, specie nei concistori, nel governo della Chiesa. Il caso esplose nel febbraio 2013, appena dopo la rinuncia di Benedetto XVI al pontificato, quando a Roma arrivarono pesanti accuse a carico del primate di Scozia, molestie sessuali su alcuni seminaristi. Seguì pubblica ammissione di colpa e l'indagine disposta l'anno scorso da Francesco, che inviò a Edimburgo l'allora promotore di giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede, Monsignor Scicluna. Dalla Scozia riferiscono che O'Brien, 77 anni, vescovo di Edimburgo dall'età di 47, continuerà a condurre una vita rigidamente privata e lui stesso con un comunicato si scusa ancora oggi con profondo dispiacere. Fu Wojtyła nel 2013 ad assegnargli la porpora. Ora Francesco manifesta così a tutti i fedeli scozzesi la sua sollecitudine pastorale, incoraggiandoli sulla strada della riconciliazione, scrive oggi il decano Cardinal Sodano nel dare la clamorosa notizia. Risale infatti al 1927 addirittura l'ultimo caso analogo, il francese Billot estromesso da Pio XI dal collegio cardinalizio per simpatie fasciste e antisemite.